Da fenomeno goliardico a occasione per riflettere sulle tradizioni ed il potere del confronto e la critica, purché costruttiva. Torna per il dodicesimo anno il Pianeta Maldicenza, manifestazione che anticipa le celebrazioni tutte aquilane in onore di Sant'Agnese. Un festival per stare insieme, ridere e sorridere ma tenendo acceso il cervello, pensando sempre al peso delle parole e all'uso che si fa di queste. Si inizia il 7 gennaio con una tombolata agnesina all'Auditorium Biper, una tombola con 99 numeri, altro simbolo nella città delle 99 piazze e delle 99 fontane. Si riprova perché è molto difficile fare questa tombola con 99 numeri, insomma la prima volta c'è stato qualche inconveniente, ora si riprova la seconda, poi si decide se continuare perché costa fare questa tombola, costa molto. La kermesse però verrà spalmata su due fine settimana ed il 13 gennaio ci si dedicherà alla riscoperta delle tradizioni culinarie legate a Sant'Agnese, a Palazzo Fibbioni, mentre attorno in parte verrà promosso un incontro per approfondire il valore del dialetto come presidio dell'identità civica. Il 14 spettacolo teatrale al ridotto del Teatro Comunale, mentre il 15 gran finale con il concorso di arte critica e la consegna all'Auditorium del Parco del Palio di Sant'Agnese alla confraternita vincitrice e premiazione dell'Agnesino d'Oro. Noi abbiamo notato che insistere sui giorni infrasettimanali è difficile per ragioni comprensibilissime per il lavoro di tutti, e invece i weekend sono un po' più liberi e l'accesso alle nostre manifestazioni quindi è più importante per tutti.